sindaco Rubrano, come vede la situazione di Alghero oggi? È una situazione molto, molto grave. Purtroppo è una situazione che di fatto in questi 3 anni non ha mai avuto dei sussulti, sia dal punto di vista della capacità amministrativa, sia dal punto di vista di una linea politica. Vengono fatte delle cose di ordinaria amministrazione come se fossero cose grandiose. Non abbiamo alcun riscontro in merito a un'idea di sviluppo, un'idea di crescita, un'idea di città da nessun punto di vista, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista urbanistico. Per cui ritengo che dopo 3 anni e più di governo di questa città la situazione sia decisamente povera di contenuti e grave dal punto di vista politico, se andiamo a considerare l'evoluzione di tutta la questione politica nei rapporti che siano la maggioranza di queste settimane, di questi mesi. Se lei fosse il sindaco oggi, quale sarebbe la prima azione che farebbe? Ma diciamo che l'idea che io ho sempre avuto di governo della città è quello di confermare quelli che sono i punti del programma, ma anche di confermare il come fare le cose. Questo è quello che ho cercato di fare nel mio percorso, però questa impostazione è stata in qualche maniera a suo tempo rifiutata. Quindi ciò che io ho cercato di fare, che rifarei, è quello di prendere spunto da ciò che è stato concordato nel programma e portarlo avanti secondo quei criteri, secondo quelle modalità che sono state proposte ai cittadini e per cui i cittadini hanno dato il voto. Arrivare ad una condizione, una situazione come quella di oggi è la palese dimostrazione che sono state fatte le cose opposte rispetto alle cose dette, ed era un po' quello che mi veniva chiesto di fare a suo tempo, cioè di fare cose opposte rispetto a ciò che io avevo detto nella mia campagna elettorale. Il suo competitor ai tempi delle elezioni che lei ha vinto, quindi Francesco Marinaro, ai nostri microfoni ha dato un consiglio a Mario Bruno, cioè quello di cercare di fare quadrato maggioranza e opposizione, vedere degli obiettivi chiari, cercare di perseguirli e poi a ottobre dimettersi. Ma diciamo che è un pensiero plausibile, però facile questo, devo dire. In realtà bisogna capire qual è l'obiettivo di chi oggi governa la città, se è governare la città oppure magari trovare sponda per andare a Roma come candidato alla Camera o al Senato. Credo che un consiglio di questo genere non possa essere fatto una persona che non accetta e non ha mai accettato le indicazioni dei consigli e soprattutto non accettava ciò che veniva esposto quando altre persone avevano un ruolo, convinto che ogni cosa deve essere fatta esattamente secondo la propria missione. Se dall'altra parte trovasse ascolto, quale sarebbe il consiglio che lei darebbe a Mario Bruno da sindaco a sindaco? Direi di guardare in primo luogo dentro di sé e capire se esattamente ciò che lui ha fatto fino adesso è veramente quello che lui avrebbe voluto fare, perché c'è una distonia totale tra ciò che è stato detto in campagna elettorale e ciò che è stato proposto e fatto in tutti questi anni. Per cui in primo luogo direi guarda dentro te stesso e da lì riparti per fare le cose non solo in termini di programma, ma in termini di modalità, condivisione, condividi e vuol dire accettare il punto di vista degli altri, accettare e da lì ripartire. Se dovesse dare un voto all'attuale amministrazione, quale sarebbe e perché? Ma è decisamente insufficiente, per le motivazioni per cui in qualche maniera ho già espresso prima. Non si può dire in campagna elettorale facciamo bianco e poi si fa nero, non si può dire in campagna elettorale coinvolgiamo la città e poi decidere da solo o da soli in un cerchio ristretto. Ma soprattutto i punti che sono stati proposti erano punti veramente alti, veramente interessanti, se vogliamo, dal punto di vista come possono essere i punti di un programma.
però tutto non si può ridurre a sistemare due marciapiedi e a vantarsi di aver fatto 10 km di asfalti casualmente nel periodo del Giro d'Italia, casualmente magari anche con fondi regionali erogati in tal senso. Quando divenne sindaco? Che Alghero? Ma io quando divenni sindaco sostanzialmente io posso dire di non aver trovato nulla. Qualcuno oggi dice che quando è entrato a Sant'Anna non ha trovato niente. Io non ho trovato nulla. Ricordo che non c'era un segretario comunale, anzi il facente funzioni di allora non sapeva nemmeno quanti assessori il comune di Alghero avrebbe potuto nominare, questo per far capire il livello di situazione che c'era ad Alghero. Avevamo tre dirigenti, di cui due appena arrivati, e questi due non avevano avuto né esperienze dirigenziali né avevano avuto esperienze che in qualche maniera potessero essere collegate a comuni importanti e complessi come Alghero. Eravamo in piena spending review, dovevamo tagliare, il commissario aveva imposto aliquote di IMU elevatissime. Ricordo che dovevamo raccogliere il comune di Alghero 16 milioni di euro, di cui 4 milioni da girare allo Stato. Quello Stato il 21 di dicembre chiese altri 800 mila euro, quindi 10 giorni prima della chiusura dell'esercizio. Potete immaginare che chi sta governando un comune debba avere anche queste preoccupazioni. Vi era uno sbilancio nel biennio 2012-2013, il tappato di stabilità, di quasi 18 milioni di euro, a cui noi dovevamo mettere mano per consentire ad Alghero di essere salvata letteralmente dal dissesto. E vi erano situazioni di gravità sociale pazzesca, vi erano delle nuove povertà che si aggiungevano alle vecchie povertà. Vi era una situazione nel comune di Alghero dove la 162 veniva pagata ogni 4 mesi. Beh, nell'arco di 3 mesi riuscimmo a sistemare i pagamenti portandoli da 4 mesi a 20 giorni. Quindi uno sforzo immane dovuto a una situazione diciamo contingente collegata a restrizioni da parte dello Stato centrale, ad un governo di 6 mesi di un commissario che ragionava chiaramente per tematiche meramente numeriche e non certamente politiche. E in più ricordo che vi era una necessità di riorganizzare il comune, non solo nella macrostruttura ma anche nella microstruttura, cosa che facemmo. Poi oggi chi governa l'ha cambiata due volte nell'arco di pochi mesi, cioè vi era veramente una differenza sostanziale. E decisi di avviare e di candidare il comune di Alghero alla terza fase di l'ordinamento contabile, quindi sperimentale, proprio con l'idea di reimpostare e ridefinire l'organizzazione degli uffici comunali. E tra l'altro, grazie a questo, abbiamo un beneficio a valere sul 2014 di uno sconto sul patto di stabilità di 2.500.000 euro. Quindi chi dice oggi che non ha trovato niente, probabilmente guardava in alto, non guardava dove doveva guardare, perché tante cose sono state fatte in 17 mesi, non in 3 anni o in 5 anni, in 17 mesi con una condizione politica che era devastante, dove ogni giorno io dovevo occuparmi di chi voleva diventare presidente del parco, di chi voleva diventare presidente di condominio, di chi voleva diventare presidente della bocciofila. In tutto questo Alghero per queste persone non c'era mai. E io lì a difendere il fortino proprio per consentire ad Alghero di ripartire. Non ultimo, poi la famosa questione degli smog. Consentivo ad Alghero di venire fuori da un peso, da una spada di Damocle di svariati milioni di euro. E questo non solo non venne apprezzato dalla mia maggioranza, ma addirittura venne attaccato perché non li avvisai prima, avendoli avvisati prima. Quindi potete immaginare che tipo di situazione un sindaco, ma anche i miei collaboratori, quindi gli assessori tutti, dovevano affrontare giorno per giorno. Quando è finita la sua esperienza amministrativa, che Alghero ha lasciato? Ma certamente ho percepito una delusione pazzesca. Percepire il venir meno di quell'entusiasmo che avevamo sentito nel corso della nostra campagna elettorale, nel corso delle prime settimane del nostro governo, è stata veramente una cosa molto che ha fatto molto molto male, nel senso che si percepiva e percepivo
una città decisamente in difficoltà, spaurita, perché non capivano ancora una volta il commissario, ma per quale motivazione. E quindi un disorientamento assoluto e totale. Poi sentir dire da qualcuno che si scusava per avermi indicato, come se avessi io rubato, avendo io invece difeso la città, poteva dare la dimensione dell'assoluta confusione che c'era in quel periodo. Nel suo periodo di mandato c'è qualcosa che ha fatto e della quale si è pentito e una cosa che magari non ha avuto tempo e modo di fare? Ma guardi, io penso che mi posso pentire di non aver compreso la cattiveria personale di determinate persone. E nei loro discorsi a Ghera non c'era mai. Non c'era mai una volontà a fare delle cose con l'idea di dare riscontro alla città. E io questo ho cercato di contrastarlo con il lavoro. Lavoravo 15-18 ore al giorno, convinto che questo potesse essere la risposta per queste persone. E certamente ho sbagliato nel non avere un atteggiamento diverso con i media, però oggettivamente ero attaccato anche per fesserie tutti i giorni. Era nuvoloso, cosa fa il sindaco per le nuvole? C'è troppa sabbia in spiaggia, cosa fa il sindaco per questo eccesso di sabbia? Quindi erano degli elementi anche abbastanza pretestuosi, però io ero convinto di questo. Mi è dispiaciuto non essere riuscito a far avviare quelli che erano i punti di programma per uno sviluppo economico sostanziale per la nostra città, collegata al turismo, ma anche collegata alla nuova economia, e quindi poter attrarre investimenti sulla nostra città. Dal momento che ci sono tanti talenti e leggiamo tutti i giorni che questi talenti poi sono costretti ad andare fuori, poi quando vengono chiamati per una selezione, ad esempio come direttore di Meta, si sentono dire che non è caso che presentino il loro progetto per non creare problemi agli altri. Cioè, siamo veramente all'assurdo. Prima delle elezioni che poi ha vinto, qualcuno a sinistra storceva il naso perché si diceva che lei fosse un po' troppo vicino invece al centrodestra. Com'è stato il suo inizio nella coalizione? Ma io mi presentai dicendo io sono una persona onesta e dico sempre le cose come stanno. Mi venne fatta una domanda: chi ha votato per le regionali? Io dissi: ho votato come presidente Cappellacci e come consigliere regionale Mario Bruno, e questo generò uno scompiglio pazzesco, e dissi: ma se noi vogliamo parlare in maniera diversa e pensiamo che la politica sia un'altra cosa, qual è il problema? Le stesse persone che allora mi attaccarono hanno poi tranquillamente fatto accordi con un partito che è stato per decenni a fianco al centrodestra, come appunto l'UDC. Quindi per gli altri valgono sempre le cose, come dire, assolutamente fondamentali, come una sorta di fondamentalismo. Per se stessi c'è l'interpretazione, naturalmente. Quindi trovai più di una difficoltà, ma quello che cercavo di far comprendere, e quello che cerco di far comprendere oggi, è che non ci deve essere una indicazione specifica centro, sinistra, destra, cioè se una indicazione per la città. Stiamo parlando di non filosofia, stiamo parlando di cose pratiche da fare per la città. Se su 3-5 punti di programma c'è una convergenza di forze che provengono da esperienze di centro, di sinistra, di centrodestra o di destra, ma su quei punti c'è convergenza, io penso che la città ne potrà il solo beneficio, perché si tratta di punti su cui governare e non si tratta di una coalizione per vincere. Le coalizioni fatte per vincere, poi abbiamo visto, durano veramente poco e creano problemi alla città. E lei è passato come l'uomo indicato da Mario Bruno. Questa cosa quanto le ha giovato e quanto le ha pesato? Mario Bruno è venuto a trovarmi 5 volte in 5 mesi, qui in albergo da me, ad agosto, a settembre, ottobre, novembre, dicembre, chiedendomi se ero disponibile. E nel momento in cui mi disse: guarda, l'unico modo per
poterti candidare sono le primarie, io dissi va bene, così i paletti che non si possono mettere all'interno di un partito li facciamo mettere da coloro i quali vengono a dare voto a un programma presentato alle primarie. E nelle primarie io dissi, se io trovo una persona che è valida per un assessorato, ad esempio il bilancio, che viene da un'area diversa da quella che mi sta portando, io sceglierò quella persona, perché io scelgo sulla base del bene per Alghero, non sulla base del bene per un partito o sulla base del bene per un gruppo di persone. Quindi sostanzialmente fece un discorso molto chiaro, e questo discorso chiaro penso che passò, tant'è vero che poi alla fine io venni eletto come candidato alle amministrative. Poi probabilmente Mario Bruno si spaventò nel constatare che io quelle cose che dissi in campagna elettorale le volevo fare veramente. Lui ebbe dei problemi con il Partito Democratico per la sua candidatura a consigliere regionale, già questo si vedeva da fine 2012, e da settembre 2012 scomparve. Io non pensai ad un cambio di idea, questa è un'altra cosa che terrò bene a mente nei rapporti con le persone da un punto di vista politico, per poi sentirmi dire che bisognava fare le cose così come le chiedevano gli altri, ma in realtà non, anche in questo caso Alghero non c'era mai, c'era sempre il discorso del tu devi fare questo perché poi questo deve succedere così e questo deve succedere così. Poi abbiamo visto che dopo che sono caduto si capiva che la mia poltrona doveva essere liberata e portata a trattativa con i partiti del centro-sinistra per candidature regionali, candidature a sindaco e quant'altro. Quanto si è sentito e quanto si sente tradito dall'attuale sindaco? Beh, io diciamo che sebbene abbia 51 anni ho avuto tantissime esperienze di vita, per cui capisco tutto, sinceramente capisco tutto. Capisco la politica, capisco quella politica e ho cercato di far capire cosa intendo io per politica, però la capisco quell'altra politica e ho sempre cercato di trovare una mediazione. E nonostante venisse detto che io volevo fare tutto da solo, volevo decidere tutto da solo, eccetera, si è visto con l'attuale sindaco chi è abituato, chi pensa di voler scegliere in solitudine e chi no. Però devo dire anche un'altra cosa, che nel momento in cui io mi ritrovo ad affrontare tematiche, in quel caso appunto come sindaco, e ho l'opportunità di condividere, poi devo sempre ricordare che io sono stato eletto per assumermi le mie responsabilità, per cui per fare una scelta. Quindi da questo punto di vista, laddove non c'era risposta, io dovevo prendere delle decisioni per la città. Lei ha vissuto delle campagne elettorali in posizioni molto diverse. Le campagne elettorali sono tutte uguali? No, le campagne elettorali non sono tutte uguali. Di base c'è la volontà di incontrare le persone, però ci sono anche il modo in cui le persone percepiscono la campagna elettorale. Se sei in una coalizione o se tu non lo sei, io questo l'ho percepito, una grande differenza da questo punto di vista, con persone che mi dicevano io il voto te lo darei, però temo che sia sprecato. Oppure mi sono sentito dire questa volta il voto non te lo do, perché tu sei troppo onesto, e lì ci vogliono gli squali. Quindi non so se questa stessa affermazione sarebbe stata fatta con me candidato in una coalizione, per cui no, le campagne elettorali non sono tutte uguali, assolutamente. Ai tempi della sua campagna elettorale, si ricorda il momento nel quale ha capito che sarebbe diventato sindaco? E invece, se c'è stato un momento nel quale ha detto no, non ce la faccio? Io ho dovuto fare degli sforzi pazzeschi nella prima campagna elettorale,
che durò 6 mesi per me, perché io la iniziai il 20 di gennaio del 2012 e si concluse con il voto il 24 di giugno del 2012. E nel momento in cui Cappellacci spostò a giugno la data delle elezioni per consentire, si dice, al centrodestra di potersi organizzare, tanti nel centrosinistra dissero: abbiamo perso. Quindi io dovetti fare uno sforzo ulteriore per iniettare tutti i santi giorni positività, serenità e entusiasmo, considerando il fatto che fui costretto anche a creare una lista che portasse il mio nome, perché qualcuno, diciamo, si stava già tirando indietro. E quindi io, la verità, non ho avuto il tempo di pensare ce la faccio o non ce la faccio, perché ero esclusivamente orientato a vincere. Ci può raccontare qualcosa di inedito, magari un fatto simpatico che non sia saputo del periodo nel quale era sindaco? Ma guardi, posso dire solo questo, che il terzo giorno che ero sindaco, a un certo punto mi sentivo strano. Poi capii, guardando l'orologio, che erano le 3:40 del pomeriggio, non avevo mangiato, quindi ho detto: beh, forse può dipendere da questo. Allora uscii dall'ufficio e andai nel bar che c'è di fronte agli uffici di Sant'Anna, e la persona che allora gestiva quel bar, quando mi vide, urlò: il sindaco! Io mi sono spaventato, perché ho detto: chissà cosa sta pensando. Per me ho detto: magari sta pensando a un'ispezione, non lo so. E io gli dissi: sì, si può mangiare, c'è qualcosa da mangiare. E questa persona, con grande sorpresa, mi propose un tramezzino piuttosto che un toast, eccetera. E disse: è la prima volta che un sindaco entra in questo bar. E quindi l'urlo del sindaco era legato al fatto che era molto sorpreso di vedere, non me, come chiaramente Stefano Lubrano, ma il sindaco della città entrare in quel posto. Chiudiamo questa intervista con un consiglio e un augurio per gli algheresi. Io penso così, di aver sempre esposto il mio pensiero nei confronti di Alghero, anche quando ero presidente di Confindustria. Ho sempre lottato per la città e ho sempre odiato le prepotenze a cui Alghero è stata sottoposta negli anni, e ho lottato molto anche per la questione di Ryanair, e ho trovato un'ingiustizia pazzesca quella fatta alla nostra città con Ryanair, è l'emblema delle ingiustizie fatte ad Alghero. Continuerò nel mio piccolo, per quello che potrò fare, a cercare di rappresentare, di segnalare, di sostenere Alghero, perché penso che molti politici sardi non hanno capito quanto Alghero sia importante per la Sardegna, non l'hanno capito. Io in questo vorrei anche che i cittadini algheresi comprendano, qualsiasi siano le loro decisioni per le future amministrative, quando queste avverranno, di guardare alla città, di non ascoltare l'eventuale refrain, l'eventuale ritornello: ti vogliamo bene, produrremo posti di lavoro, le solite cose. Guardate alla verità, guardate a ciò che effettivamente di vero si può fare per la città. Si possono veramente fare tante cose, ma non si potrà fare tutto in 5 anni. Quindi auguro di cuore agli algheresi di poter avere questa capacità di finalmente prendere le loro decisioni sulla base di un bene comune, non sulla base di un bene solo proprio personale. Se si riesce a prendere una decisione sulla base di un bene comune, penso che Alghero possa veramente vincere. Grazie. Grazie a voi.